tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo live. Oggi siamo andati su Watch Dogs per la seconda puntata dei trip digitali, quindi adesso voglio partire con Madness, che diciamo che è stata la modalità che ho già fatto e praticamente bisogna guidare quest'auto e uccidere queste specie che non si capisce bene come che siano, boh, saranno delle specie un po' di diavoli, demoni, qualcosa del genere, quindi qualcosa alla Demon Souls. Direi di riprovarci e provare. Come stavo dicendo, non è che sono tanto bravo in questa modalità, ne preferisco altre. Ma comunque, boh, anche perché comunque adesso la porta è soltanto due. Questa è stata l'unica, quindi poi prossimamente vi farò provare anche l'altra. Provo a vedere le altre due Credevo si che sapeva che sono. avresti scatenato l'inferno per i tuoi scopi, ma così è ridicolo. Avanti, fammi vedere. Vabbè ragazzi, iniziamo subito bene, direi. Pensi di non avere più bisogno di me? Vediamo. Che vabbè, questi qua erano impossibili da mancare e poi li ho mancati. Ecco, siamo qui in serie. Eccoci. Dai, 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 prendili tutti, prendili tutti, prendili tutti. Ok, vabbè. Prima parte Gli animali non di resistono. sequenza di uccisioni. Vabbè, ho sprecato un'occasione. Scusate, non dovrebbe dare moltiplicatore. Vabbè, a quanto pare boh, si sarà buggato, non so. Adesso che mi deve dare il moltiplicatore. Ragazzi, tiriamo giù un po', quindi prima dovevo farne 6, ma ho fatto la serie di 13. Ma chi se ne frega? Ma l'ha fatto fuori qualcuno? No. Ok, due andati, dai, continua. Guarda quanti ce ne sono lì. Se non ne prendevo nessuno, ma andiamo. Perché o il gioco che era contro di me, oppure secondo me faccio schifo, probabilmente è la seconda. Ma fa niente, dai, vai, 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 ok. Altri due. Ancora uno. Oh, guardate, proprio di precisione. In questa unità, come vi ho detto, non è forse proprio quella che preferisco. È più adatta che magari a un posso dire preferisci, magari gli piace più guidare, anche perché io in guida non è che sono stato, non sono di tanto bravo, non è che mi piace tantissimo almeno nei free roaming. Comunque ho trovato di guida alla fine, l'abbiamo giocato. Dai, muoviti, muoviti. Come vedete ragazzi, ho sbloccato un potere. Praticamente questi poteri, cioè nel senso di ho buttato qualche bonus giocando un po', cioè come penso adesso avrete potuto notare, alla fine le sfide sono sempre queste qua. Proviamo, ok ragazzi, dovete provare che questo potere lancia tipo una lama di energia, qualcosa del genere, che si arriva energie che vi può servire. Ok ragazzi, presi anche questi. Ok, come vedete adesso spunta fuori, cioè sì, mi ero dimenticato di dirvi che c'è anche questa modalità qua in cui dovete cercare di scappare la posizione il più breve tempo possibile. Ora la tattica è sfruttare tutta la storia degli hack, cioè praticamente è abbastanza simile, vorrei dire, a quello che succede nel gioco completo, se questa cosa ha funzionato, ma qua abbiamo anche un zoom. Sì, ok, allora adesso dobbiamo chiudere di qua e siamo scappati. Beh, direi che stia andando abbastanza bene. Okay, e come vedete non potete andare appunto con il
Quindi se c'è booty call non si capisce bene cos'è che sono, perché se no non serve il potere. E il potere serve, come avete visto, ad attivare quei vari bonus che magari qualcuno si è già mandato. Sì, certo che se si aprono davanti a me. Gira, vai. Proviamo a prendere questi 3 o 4 qua. Andiamo così. Dunque ragazzi, altra cosa. Adesso è un po' di tempo che faccio dei video da solo perché comunque non abbiamo la possibilità di incontrarci. Adesso, come penso a voi, adesso non so se avete letto il messaggio che ha dato Jacopumi. Comunque da settembre sicuramente torneremo almeno due a fare video per quanto riguarda Stefan Chaos. Non so cosa dirvi, cioè è un po' quello che vuole lui, quindi detto, se vi siete iscritti soltanto per vedere Gmod, ragazzi, divertitevi con altri nostri video, abbiate un po' di pazienza. Sì, è come giocarsi le uccisioni proprio. Ma no, mi sa che questa qua non ce la faccio a farla. Mi sa che questa qua non ce la faccio a farla. E credo, voglio capire come mai c'è. Non mi dia un moltiplicatore. Ok, non mi dai moltiplicatore, va bene. Hai deciso di buggarti. Adesso. Il problema è che arrivare al moltiplicatore di 11 è un metodo semplice come possa sembrare. Soprattutto perché io ho convinto che facendo saltare in aria te li desse i moltiplicatori, però a quanto pare abbiamo scoperto che non va, non funziona così. No! C'era uno! Cioè ragazzi, ce l'avevo così fatta, se non me lo dice subito di utilizzare l'albero delle abilità. Ma se che serve, eh. Io ragazzi, direi che ci riprovo un'altra volta, faccio qualche minuto poi. Io che smetto e poi naturalmente ritorniamo su Watch Dogs per fare gli ultimi due dei trip digitali. Ok. Sì, che poi diciamo che come vedete è proprio tutto il punteggio, seppur sia tipo al livello 6. Non riesci proprio a resistere a una sfida. Continuiamo, dai, facciamo tutti. Sì, vabbè, ne potevo farciare 40 miliardi, giustamente non facciate bene. Anche perché ragazzi, devo essere sincero, su tutti digitali non so, non praticamente non compaiono sulle la catole, praticamente non so se avete presente, ma c'è proprio un albero delle che dice quant'è che siete andati avanti nel gioco, e i digitali a quanto sembra non compaiono, e mi sembra una cavolata, cioè non so, magari sono stupido io perché mi sembra un po' difficile non mettere comunque i trip digitali. Dai, prendili tutti. Presi tutti. Ok ragazzi, adesso possiamo guidare. Quindi per quanto riguarda guidare, io direi di, che alla fine secondo me la parte migliore è trovare una strada dritta e accelerare al massimo. Ora poi se volete prendete neanche qualcuno sotto, tanto per non fare mancare niente e ottenere un po' di punti. Poi ricordatevi che l'importante in questa modalità è comunque cercare di correre il più possibile. Ok, va bene, andiamo. Non Benissimo. riesci proprio a resistere a una sfida. Potevo prendere delle uccisioni per poi mettere qua dentro, ma fai niente. Niente male. Sì.
Vai, quanti cavoli ce ne sono? Quanti ce ne hanno? Sì, vabbè, posso no, io anche stupido che... Anche io stupido che faccio le salte del genere, però... Vabbè, ok, ne abbiamo dietro... non so, adesso non so perché, ma non permette di guardare dietro. Ok, mi sono liberato e andiamo con la polizia. Naturalmente uccidiamo questi poveri demoni, zombie, qualcosa del genere. Liberiamoci delle auto della polizia. Qui c'è un'altra eruzione che quindi mi potrà servire in caso di bisogno. Qua ce n'è altro. Però mi sa che più uno si allontana dalla polizia. Cioè, penso che sì, ci sia un'area in cui prende, quindi dopo un po' diventa un po' inutile. Sì, ho fatto una cavolata perché adesso non so più come scendere, quindi probabilmente sarà la mia fine. O forse no. Perché quanti cavoli ce ne sono? Sì, perché comunque qua almeno in questo punto qua hanno meno posti dove nascondersi. Ok, vai. Comunque, anche parlando di Watch Dogs, devo essere sincero. Cioè, è stato veramente criticato, ma mi è capitato di vedere un bel po' di gente che ci gioca. E praticamente tutti, non so, stanno facendo quasi gara a completarlo tutto. Cioè, quindi come gioco direi che si è piaciuto. Cioè, malgrado tutte le varie lamentele e tutto, su comunque la grafica che sicuramente non era quella delle tre, qua siamo tutti d'accordo, però è anche vero che, almeno dal mio punto di vista, stiamo sempre parlando di... Pensi di essere meglio di me? Cioè, no, adesso secondo me molta gente si scorda di come comunque voi parlate di un'industria. Quindi l'importante dell'industria è vendere. Cioè, quindi secondo me bisogna anche stare attenti alla pubblicità, infatti un consiglio che io personalmente vi do è evitate ragazzi quanto più possibile almeno di preordinare i giochi. Perché magari anche dalla beta può sembrare gioco bello, poi magari si scopre che è uno schifo per vari motivi. Cioè, è già successo, guardate per esempio Battlefield. Di 4, ok ragazzi, cosa importante, non andate contro quelli rossi, se ne sono accorto adesso che a quanto pare hanno tendenze esplosive. Comunque stavo dicendo, non evitate di preordinare il più possibile, perché comunque preordinare un gioco, cioè noi siamo alla lunga, forse siamo una delle poche industrie dove comunque si prende qualcosa sulla carta. Perché è una mezza cavolata, perché voi pensate un attimo, l'industria, io posso dire, intanto i miei acquirenti ce li ho, quindi posso anche fare il gioco schifoso. Mentre se voi non lo coordinate, e poi guardate veramente com'è il gioco, veramente, loro sono sicuramente spinti a farlo meglio, perché non hanno la garanzia del fatto che voi lo prendiate oppure no. Che poi è una cosa che... Cioè una cosa che penso che a molti youtuber abbiano già detto di evitare, soprattutto per esempio per quel che riguarda giochi come so potrebbe essere il nuovo Battlefield. Per esempio quello lì io personalmente... Ecco, come fa un esperimento, vediamo? Sì, la distrugge. Ragazzi, se siete in difficoltà usate questo sistema qua. Comunque, perché comunque per esempio in Battlefield Online non si sa alla lunga che contenuti ci saranno, se i server saranno migliori al day one rispetto a quello che è stato su Battlefield 4, quindi ragazzi, un po' ordinato, perché comunque Watch Dogs alla lunga diverte, cioè io non è che sono uno di quelli che deve completare i giochi, ma Watch Dogs, non so, sono spinto a completarlo. Perché cavolo qua è spawnata la polizia? Ok, Non mi stancherei mai.
Abbiamo un minuto, ce la possiamo fare, ragazzi. Sperando che Bruno Pissulla, infatti, non si sia deciso. Te l'ho detto, ragazzi, è che Bruno Pissulla non dica che ce la potete fare. E per chi non lo sapete, era uno dei famosissimi commentatori che tipo continuava a dire per me l'Italia passa e perdevamo i gol. Poi per esempio diceva Baggio un cecchino e sbagliava. Quindi ragazzi, sperate di dover mai giocare a qualcosa che potete perdere con di fianco a voi. C'è niente di male a fare spettacolo. Si vede che facciamo ultima sfida, poi spengo perché sta diventando. Comunque dai, sto giocando direi abbastanza bene. Dai, vai, 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 vai. Cavolo, cavolo. Dai, ultimo, ultimo, ultimo. Ok, ragazzi, quindi. Ok, intanto usciamo. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima puntata dei Trick Digitali.